Salve a tutti ragazzi, è un saluto da Andrea, operativi come sempre, sono in macchina, ma non potevo assolutamente non fare questo video perché ragazzi è arrivata la tanto agognata, la tanto benedetta ufficialità. Leonardo Pavoletti è un nuovo attaccante del Cagliari, è il nostro nuovo bomber, è l'attaccante che ci dovrà segnare quei 15-20 gol a stagione, che ci dovranno far risultare, che ci dovranno far godere per vittorie, per tanti punti conquistati. Ragazzi, Pavoletti è l'uomo giusto, io ne sono convinto e sono contentissimo veramente che alla fine sia arrivato, ma soprattutto sono contento non soltanto che sia arrivato, ma come è arrivato, perché Giulini alla fine ha rotto gli indugi. De Laurentiis si aveva cambiato le carte in tavola, dal prestito oneroso con diritto di riscatto aveva inserito come condizione fondamentale l'obbligo, e lui ha detto: sai che c'è? Allora io prendo il giocatore e lo prendo a titolo definitivo. 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus, ovviamente legato alle prestazioni del giocatore, quindi alle reti, gare giocate eccetera, in maglia rossoblù. Ragazzi, io sono contentissimo per lo sforzo economico che è stato fatto, un contratto quinquennale al giocatore, 1 milione di euro di ingaggio, veramente uno sforzo economico encomiabile. Ovviamente tale sforzo economico io credo che porterà a delle scelte riguardo appunto anche al discorso attacco. In questi ultimissimi giorni secondo me verranno fatte delle scelte in funzione di Chop, Dulio Chop che secondo me andrà via. Se arriverà quell'offerta di 5 milioni secondo me Giulini l'accetterà. C'è il discorso ovviamente Giannetti, che verrà ceduto sicuramente a titolo definitivo o in prestito. A quel punto probabilmente ci sarà un inserimento, magari di una scommessa, come il giovane Tuminello della Roma, di cui si sta parlando in queste ultime ore. E alla fine ci può anche stare, perché per noi l'importante era intanto prendere il bomber di esperienza che ci possa assicurare quei 15-20 gol. Io ragazzi sono contentissimo perché questo è un acquisto favoloso, anzi oserei dire pavoloso, un acquisto pavoloso, che insieme alla notizia dell'ok della commissione provinciale di vigilanza della prefettura di Cagliari per ospitare le gare alla Stadio Arena, è veramente una giornata fantastica questa. Adesso riguardo allo stadio manca soltanto l'ok di Lega e CONI, che sarà soltanto una formalità, e potremo anche dire che il Cagliari avrà il suo stadio provvisorio in cui ospitare le proprie partite. Ragazzi, è una giornata fantastica, splende un sole fantastico qui da me, e quindi veramente è una giornata favolosa. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo acquisto, commentate qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, mettetevi mi piace alla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, condividete in massa il video, e noi ci vediamo presto con tanti nuovi interventi. Un saluto a tutti e forza Castello a tutti i fratelli del Cagliari. Ciao ciao.